In questo video inizieremo la botania, faremo le mana mesh, così da recuperare materiali sempre più preziosi e rari. Oltre alla botania, ho fatto anche lo storage dei materiali, come vedete alle mie spalle, con i drawers. Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con un nuovissimo video. Come vedete adesso Minecraft è molto più bello. Mi sono ricordato che abbiamo le shaders. Abbiamo le shaders e quindi mettiamo le shaders. Ho fatto un pochino di robe e come vedete siamo pieni di animali. Perché? Vi stareste chiedendo. Ho riempito di erba e ho fatto nascere l'erbetta. Mi sono messo qua ad aspettare che il tempo passasse. Sono uscito dal buco ed ero pieno di animali, a caso. Quindi avevo mucche, galline e un maiale. Uno. Potevano spawnarci di più, però fa niente. Ho messo questo beehive, questo alveare, e ci ho fatto un po' di miele. L'ho già preso tutto. E ho fatto già un bel po' di missioni. Allora, andiamo a prenderle tutte, quindi. Giocando mi sono accorto che ho fatto un errore. Cioè, cosa intendo? Shiftando la Crash del Netherrack non ci dà il quarzo. Ci dà ste stronzate. Il Nilium Spores, il Crimson Nilium Spores. Ci dà questo Inesium, non ho idea di cosa sia. E questi Otherworld Sapling. Per fare il quarzo ci serve la Soul Sand. Come si fa la Soul Sand? Voi vi starete chiedendo. Beh, si fa facendo quelle cose che stavamo facendo l'altra volta. Dobbiamo prendere questi Demon Dream Fruit e un po' di sabbia. La buttiamo dentro e ci dà la Soul Sand. Anche la missione della Soul Sand è fatta. E ce n'è molta altra. Ora, con questa Soul Sand possiamo metterla direttamente sui piedistalli? No. Oh, ci serve il Soul Soil. Come si fa il Soul Soil? Ok, dobbiamo fare la ventola della Create. Dobbiamo fare un propeller, però per fare il propeller ci serve l'hammer. Allora, intanto facciamo un po' di legnetto senza croste. Cioè, senza croste, senza scorza. No, non scorza. Senza bark. Come si chiama? Senza corteccia, sono un deficiente. Ed ecco, no, ed ecco qua i nostri andesite casing. Ora, cosa ci manca? Ci manca il propeller. Dobbiamo fare anche l'andesite coso. Ma come ci manca l'andesite? Facciamo i nostri plate e ora possiamo fare il fan. Il fan, la ventola. Ed ecco qua l'encased fan. Ora ci serve il nostro, eccolo qua, lo hand cranco, ma anche il flint and steel, perfetto. Quindi qua, ok, qua mettiamo il fan, al contrario. Oh, ecco qua il nostro soul soil, perfetto, ok. Intanto qua, quanto gliene manca? 16. Ma sono pieno. Vediamo un po' di materiali. Soul Soil fatto. Mettiamo qua un piedistallo. Mettiamo qua il nostro materiale. E intanto lui ci produce Soul Sand. Qua mettiamo il nostro bellissimo Hopper. Che non ce lo mette al posto giusto. Mettiamo il nostro bellissimo Hopper. Qua un altro piedistallo. Link. Link. A posto. E ora shiftiamo anche la Soul Sand. Eccolo qua il nostro Nether Quartz. Adesso possiamo finalmente fare robe serie, che abbiamo praticamente tutti i materiali di cui abbiamo bisogno. Mi sono ricordato che abbiamo una roba chiamata Pet Rock. E dobbiamo fare una cosa divertente. Cioè, divertente, più o meno, diciamo. Facciamo dei stone legs e facciamo un Pet Rock. E il Pet Rock ci dà. E il risultato ci dà un Petrock con le gambe. Lo mettiamo per terra. E abbiamo un. Abbiamo una roccia amica con le gambe che cammina in giro. Semplicemente. Tutto qui. Ciao, Carletto. Ora rimaniamo con un piccolino. Con un problema piccolino, piccolino, piccolino. Spazio. Non abbiamo spazio. Qua siamo pieni di materiali, minerali e simili. E non so che farci. Ci tocca fare una specie di inventario, cioè di storage temporaneo. E stavo pensando di usare i drawer.
missione fatta di fare il drawer, ci dà un configuration tool e un copper upgrade. Ora dobbiamo fare dei compacting drawer. Abbiamo fatto la missione del compacting drawer e ci ha dato degli altri upgrade. E qua dobbiamo fare un controller. Come si fa il controller? Ok, ci serve il quarzo. Ho fatto anche la missione del quarzo. Non penso mi dia qualcosa, però. Corretto. Esatto, non ci dà niente. Missione del storage controller fatta. E ci dà degli altri upgrade. Ci dà anche la functional storage. E qua l'armory cabinet, però non ci dà niente. Ma non lo facciamo adesso che non ho voglia. Dove impostiamo il nostro storage? Ma questo non ci serve più. Il rich soil, ma chi se ne frega. Mettiamo qua il nostro controller e qua i nostri drawer. Poi ovviamente li sposto, però per adesso li tengo lì. Mettendo il compacting drawer possiamo fare in modo che, mettendo i lingotti, abbiamo accesso sia alle nugget sia ai blocchi. Allora, vorrei fare una cosa che è il market. Ed era anche una quest, buono. E ci vende praticamente cose che vendono i villager. Fiorellini, bonmiale robe, alberi e semi. Così possiamo avere patate, carote e altre robe. Erano delle missioni e infatti eccole qua. Grazie. Ho voluto fare il market perché così posso prendere alberelli fighi. Cosa intendo? Adesso ho gli oak sapling che posso piantare solo a uno. Però se metto i jungle o i spruce o i dark oak posso metterli a 4 e mi faccio più legna che posso spaccare con la tricapitedoro. Eccolo qua il nostro dark oak. Sbanchete. Flame pendant. Figo. Intanto mi ricordo di aver preso anche questo, il jump boost, che mi metto subito. Boing, boing. Allora, ho sistemato un po' e ho creato questo piccolo muro del pianto. Ho messo tutti i materiali importanti, cioè importanti di numero, tutti i minerali lavorati, redstone, lapislazzuli, sale, bone meal e la clay, visto che ne avevo un sacco. Adesso vorrei iniziare la botania. Perché la botania? Perché la botania ci permette di fare delle robe importanti. Dov'è la ex nil? Ci permette di fare il mana steel mesh, che è un mesh più buono, diciamo, migliore. Ci permette di recuperare molti più minerali e materiali dallo sifting. Prima di iniziare la botania, però, vorrei fare alcune missioni piccoline, semplicine, che ho visto fare, cioè che ho visto nel manuale. Dobbiamo prendere alcune cose. Allora, ho fatto il letto e questa è una missione. Ho fatto il coltello e questa è una missione. Avevo già riso e questa è una missione. Andiamo a fare il bone meal. E questa è una missione. Zaccate. Poi la stove. Zaccate. E ci dà cibo e esperienza. Poi, dato che ho già il chicken, posso fare il chicken qualcosa, che adesso facciamo. E questa è una missione. E ci siamo portati abbastanza avanti. Ora possiamo iniziare la botania come si deve. Abbiamo questo floral pouch con dentro alcuni fiori. Ne ho soltanto 5, 3 di un tipo e 2 di un tipo. Ho anche floral obedience stick, non so cosa mi possa servire, però vediamo dopo. La missione della botania, dobbiamo fare un petal apothecary, quindi cobblestone e un fiore o un petalo? Petalo, ok, perfetto. Ecco il nostro petal apothecary e ci dà dei reward, grazie. Tiny potato, lo mettiamo qua e lo possiamo accarezzare. La missione di fare una pure daisy è molto semplice. Riempiamo d'acqua il nostro pedestallo dei fiori. Droppiamo 4
1, 2, 3, 4 e un semino. Sì, che funzioni con i cabbage. E ci ha dato un Pure Daisy. E la missione è fatta. Prossima missione. Il Mana Pool. Dobbiamo fare il Living Rock. Mettiamo così, tutto attorno, e intanto vedete che si sta trasformando. Ecco qua, il nostro Living Rock è pronto. Facciamo anche il Living Wood. Intanto però abbiamo il Living Rock per fare la nostra Mana Pool. Living Wood fatto, dobbiamo fare lo Splitter. Che si fa con un petalo. Ah no, questi sono già quelli giusti. Zac, zac, zac e un pezzettino d'oro. Anche la missione è fatta. Però in teoria adesso possiamo iniziare a fare il mana. Come si fa il mana? Chissà. A few moments later. Il tiro che ho fatto non so farlo funzionare. Semplicemente. Quindi ne piazziamo, piazziamo l'End of Flame, che in teoria, dovrebbe prendere il mana da blocchi di cosa droppata. Ed è quello che faremo adesso. Allora, ho fatto passare un po' di tempo. Ho modificato, ho aggiunto dei fiorellini e... Oh, come funziona? Ok, droppiamo dentro così. Ok, abbiamo finito il mana. Però abbiamo 7 pezzettini di mana steel. Cosa possiamo fare con il mana steel? voi vi chiedereste. Possiamo fare finalmente i mana mesh. O i mesh of mana steel. O i mana skin. Tac. E 5 mana steel mesh. Missione fatta. Grazie per il Black Lotus. Ci servirà in futuro. Ok. E abbiamo sistemato anche questo. Ho aspettato un attimo e come vedete abbiamo già materiali nuovi. Stiamo andando alla grande. Ho ampliato un attimo la zona api. Non so ancora come gestire le api, perché devo, cioè, sarà una cosa per le prossime puntate, per i prossimi episodi. Io direi che nella prossima possiamo già iniziare un po' con l'energia, con i macchinari elettrici, meccanici, meccatronici. Perché mi sono stancato di fare le cose un po' a caso. Quindi facciamo la mechanism, iniziamo la mechanism, facciamo i pannelli solari o le ventole, devo ancora decidere. Così non dobbiamo usare il fuel. E niente, direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Intanto farmerò un po' off camera i vari materiali, migliorerò un po' la mana pool, cioè la zona del recupero mana. E ci vediamo al prossimo episodio. Bella!